Vince la canzone, l'amore da non stanno chi dice che per famore lo santa, dice che chi si miedo più, dice che c'è buona samba, ma non c'è cia cia cia, ma quando è innamorato sa che buona canta, che buona canta. Stasera ci ripresenta il primo, facciamo parlare a Pierina. Mettiamo Enzo Pierina, il piacere di parlarvi e cantarvi con il nuovo incantato di Napoli. Si potrebbe dire, giocando sulla magia di un luogo, Mergellina, un mare di canzoni. Ma non è solo la quantità delle canzoni dedicate a una delle spiagge più famose del mondo a colpire, quanto i legami culturali con un tratto di mare di costa entrati di diritto nella mitologia, nelle leggende, nella storia antica, moderna e contemporanea. Ma per questi argomenti avremo il piacere di ascoltarli direttamente dal professore Giuseppe Castrillo, che oggi ciò vuole la sua presenza. Mi avete fatto scoprire. Mergellina è uno dei luoghi più importanti della cultura mondiale. Sulla collina di Mergellina è sepolto Virgilio, insieme con un cippo che ricorda Leopardi, perché non sappiamo dove è sepolto Leopardi. Ma Mergellina ci ha anche stimolato moltissimo noi studiosi di filologia e di etimologia, perché ad oggi non siamo venuti a capo del vero significato, del vero etimo di Mergellina, in dialetto napoletano Mergellina. Io ho una serie di preferenze, ve ne illustro alcune, perché le ritengo importanti. In latino la parola margo sta a indicare la vera del pozzo, il confine del pozzo. In realtà Mergellina è a confine con via Caracciolo e poi è a confine con Posillipo, segna il margine di una colata di cemento che fu pensata e ideata a partire dal 1685 fino all'Unità d'Italia per creare questo bellissimo lungomare che è il lungomare di via Caracciolo. Ma secondo altri, e vi parlo dello studioso De Falco, che ha un'interpretazione straordinaria, Mergellina verrebbe da mar ialinum, mar trasparente. Ialinum e ialinus, l'aggettivo con i quali i latini indicavano il vetro, il colore trasparente del vetro. D'altra parte, ialinus, il vetro, è spesso nominato come Virgilio, quindi vedete queste parentele poi in qualche modo si incrociano. Gli studiosi di biologia invece hanno un'altra tesi. Margellina, margellina, verrebbe da Margilla. Margilla in realtà è la colonia di coralli, che adesso non si trovano più a Mergellina, il corallo è soprattutto di Torre del Greco, ma probabilmente nel tempo in cui nacque l'etimo, nel sottofondo marino c'era appunto una concrezione corallifera per cui Margilla è diventato Mergellina. Qualche altro, secondo me ha ragione di più, anche perché sono molto legato a lui, è uno scrittore del 400, Jacopo Sannazzaro, lo fa derivare da Mergus. Il Mergus è un uccello acquatico, una specie di foraga. Si chiama così perché Mergo viene da Mergus, veramente in latino, viene dal verbo mergo, che significa immergersi. Perché io propendo per questa interpretazione? Perché a qualche metro, diciamo, di Mergellina, appena dopo piazza San Nazaro, c'è la piazzetta con la fontana delle Ore. E quella fontana è la fontana di Mergoglino.
mergoglino. Il diminutivo di mergus è mergulus, appunto mergoglino. È una fontana importantissima nella storia di Napoli. Si dice che era l'acqua migliore della città e si dice che alimentava le cucine di Ferdinando prima di Borbone, il quale aveva fatto costruire proprio un casino di pesca a Mergellina. Vedete quindi la storia di questo luogo è straordinario. Anche la leggenda ci viene incontro. Mergoglino è l'amante di una ninfa, ma soprattutto a Mergellina si celebra una storia d'amore che unisce Napoli e Benevento. Vittoria D'Atlas, principessa, ma come tutte le principesse un po' viziosetta, si era innamorata di Diomede Garavo, vescovo di Benevento, e coltivava con lei rapporti abbastanza profondi. Allora, Diomede Garavo sarebbe stato il diavolo. Si sostiene che Diomede Garavo, per allontanare il diavolo da sé, volle che nella chiesa di Santa Maria del Parto, poi ritorneremo a San Lazzaro, ci sia appunto un dipinto in cui la donna appare bellissima nelle sembianze di un diavolo e un cavaliere misterioso, probabilmente Diomede Garavo, uccide il diavolo ma lascia vedere la principessa. Perché è importante la chiesa di Santa Maria del Parto? Che si trova su una collinetta di Mergellina. Maestro, quanto a noi lo tagliate? È bellissimo ascoltarli. Abbiamo ascoltato solo musica finora, ma anche la cultura. Perché su quella collina Jacopo San Lazzaro fa costruire la chiesa di Santa Maria del Parto. E in quella chiesa c'è uno dei primi presepi della cultura napoletana. 12 personaggi a dimensione umana, ad altezza umana. Ne sono rimaste appena 6. È una chiesa straordinariamente bella, dove poi è sepolto, tra l'altro, Jacopo San Lazzaro. Ma perché San Lazzaro era molto legato a quel luogo? San Lazzaro nella vita non solo è stato un grande poeta, ma è stato un uomo d'onore. Quando tutti hanno abbandonato il suo signore, Alfonso d'Aragona, lui lo ha seguito. Pensate che il più grande umanista napoletano dell'epoca, che è Giovanni Pontano, lo ha tradito, è passato ai francesi, armi pagane e burattini. E invece San Lazzaro ha seguito il suo re in esilio, ma ritorno è stato ricompensato perché il figlio Federico gli ha dedicato un vecchio caseggiato casino di Edangio abbandonato tra Posillipo e Mergellina, dove gli ha fatto costruire una villa straordinaria e quindi ha voluto la chiesa di Santa Maria del Parto a ridosso della sua villa. Santa Maria del Parto. In realtà San Lazzaro è il primo autore di un presepe in latino. Ha dedicato al presepe un testo latino, il De Parto Virginis, in 3 libri, il Parto della Madonna. È il primo alto documento di letteratura classica in cui si parla del presepe. Presepe era uno dei soggetti preferiti dagli artisti e dai pittori e gli ne fa il nodo centrale della sua cultura letteraria, insieme poi all'Arcadia. Arcadia è la sua opera più grande. Dove è ambientata? A Mergellina, a ridosso dei boschi di Napoli e di Mergellina, e il protagonista si chiama Azio Sincero. Sincero perché è stato onesto, ha seguito il suo re, non lo ha tradito. Azio, perché Axius significa spiaggia, pianura sul mare, in latino antico. Quindi il nome che gli viene dato a Pontano in realtà sintetizza la sua storia. E tra l'altro, le eglogue piscatorie, si scrivevano le eglogue per i contadini, Teocrito, Virgilio, non si scrivevano eglogue per i pescatori. Il San Lazzaro descrive i pesci della zona, tra i quali l'amatissimo dai napoletani Rancio Fellone. E sto per finire, non mi dite più. E questo legame ci porta a Leopardi. Leopardi, nella satira dei nuovi credenti, se la piglia con quelli che mangiano le alici, si abbuffano di alici, e infatti questo accadeva a Mergellina. Pietro Citati, che ha scritto su Leopardi un bellissimo libro, cioè Leopardi è stato sicuramente a Mergellina,
per vedere la scena di questi pesci fritti e divorati voracemente dai napoletani. Un altro personaggio ha fatto grande Virgilia, ha fatto veramente grande, si chiama Raffaele Viviani, non solo perché ha scritto una canzone straordinaria che questa sera ascolteremo, ma ha scritto una commedia intitolata I Pescatori, presentata nel 1925. Si tratta di una commedia straordinaria in cui lui in qualche modo imita le baruffe e chiozzotti di Goldoni, ma cambia completamente la scena. I personaggi sono poveri pescatori che litigano tra loro e, come è nel suo genere, l'amore che racconta questo è sordido, volgare, ma poi c'è la resurrezione. E uno dei personaggi si chiama, indovinate un po', Cicinello, come il pesce della paranza. Come vedete, tutto ritorna nella storia di Virgilio. Un ultimo elemento, poi veramente vado via e vi siedo, è a Virgilina che nel 1951 sul Teatro Galleggiante si celebra il Festival della Canzone Napoletana. Grazie. E io non mi sbaglio mai, il professore Castrillo, Peppe Castrillo, ha ricevuto più applausi di me. Enzo Lambiasi è ancora qui con me, grazie. La Tarantella, 1835. Il testo è di Achille dell'Auziere, napoletano ma di origine francese, che ha affiancato Verdi nella stesura della Forza del Destino. La musica è opera di Francesco Florimo, eminente musicologo e musicista, amico di Vincenzo Bellini. Molti sono stati gli interpreti della Tarantella, da Sergio Bruni a Fausto Cigliani e con Mario Gangi, a Roberto Muro con Edoardo Cagliardo. Tra le tante altre, una versione insolita che vi voglio consigliare, consiglio di ascoltare, viene eseguita da Angelo Branduardi. Andate ad ascoltare. La tarantella.
1914. Si tratta di un grande successo musicale portato sulla scena da Esther Flavi, una bellissima barcarola che viene perfino utilizzata come colonna sonora di alcuni film ambientati a Napoli. Il testo di Califano è garbato e elegante, secondo la pregnante definizione di Luigi Ottaviano. Leggete il suo libro e trovate questo.
Fredda, con lo stesso titolo di Califano e Falvo. Il 5 agosto del 1930 Raffaele Viviani porta al successo la sua visione poetica e musicale di Margellina. Il brano non è però un inedito, è stato inserito nella commedia A morte di Carnevale. Viviani nell'estate del 1830 debutta a teatro El Dorado con la sua Pettigrutta, in cui si rappresenta una commedia, A Feste di Pettigrutta, e vengono eseguite 10 nuove canzoni, tutte di Viviani, tra le quali anche Mario Marcellino. L'ascoltiamo da Fiorenza Calogero e la maestra Zanetti. Indava che era tutto lì
casa, cantando e traendo la faccia luna, dopo scurti e posce salina, la pura si la vasa a margellina, si lo trucca e si usciuta. Una canzone napoletana, la 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 dopo scurti e pascia stamattina dalla pura sulla base a mangi di vino, ma che tardi ma che hanno più sino zucchero e sino sciù canta una canzone napoletana, ma che canta che potrà canta una canzone napoletana. Io rido per Giuseppe Russo e Edoardo Alfieri, 1973, cantata per la prima volta da Angela Luce, che ormai è un'artista affermata, di valore nazionale, con l'ultima tarantella si aggiudica a Roma la maschera d'argento. Infatti, nel 1973 regista ben 33 giri. Uno di questi contiene nuove canzoni napoletane, tra le quali la struggente ballata d'amore Io rido per gli occhiali. Ce la propone, accompagnata dalle note di Enzo Nobias, la nostra Fiorenza Calogero. Thank you.
1992. Il successo notevole di questa canzone è senz'altro dovuto alla bravura del suo autore, che scrive un testo rinunciando agli stereotipi strappalacrime, nonché il compositore di una musica stravolgente, anzi travolgente. Erroneamente attribuita alla colonna sonora del film Scugnizzi del 1889, di cui non fa assolutamente parte. Fu incisa per la prima volta nel 1992 da ragazzi semi sconosciuti sotto la direzione dello stesso Mattone, che li chiamò per l'occasione Gruppo Aperto. Con questa ultima canzone vi saluto e chiamo Salvatore Esposito, che sta qua. Dobbiamo chiudere in bellezza. E la sua fisarmonicista Sabrina De Martino. Ringrazio il professore Peppe Castrillo. Questa cosa la vedo più senza applausi. Per averci eruditi sulla storia di Mergellina, se no non si capiva proprio. È di casa. E poi ringrazio il direttore artistico di tutta questa cosa. Mi sfugge il nome, vabbè, mi sfugge. Luigi Montagliani. Grazie molto, tutto quello che ci ha regalato e che mi ha regalato. Concludiamo tutti insieme questa bellissima esperienza sui luoghi di Napoli, qui al Teatro San Vittorino, con la canzone di Torino Mattutino. Grazie per la vostra cortese attenzione, con la speranza che il master su Margellina e Mare Chiaro sia stato di vostro gradimento. Enzo Altieri vi lascia con un caro saluto. Grazie. Come on, baby.
Anche voi venite perché avete fatto. No, anche gli storici, prego.